della videocamera c'è Ilaria. Sì, mi sono seduta, ho acceso la videocamera, ho premuto rec e sto parlando a voi, finalmente. Cioè, non mi sembra vero. È tipo 3 anni che io ho questo sogno nel cassetto di mettermi a parlare con la videocamera e non l'ho mai fatto. Quindi, buongiorno! Sono contenta di essere riuscita a farlo, sarò ancora più contenta se riuscirò a schiacciare il pulsantino pubblica. E penso che voi sarete ancora più contenti se vi spiego esattamente che cosa andremo a fare, no? Tipo quando la maestra mette in classe e dice: ragazzi, oggi si parla di... Bene, io non so dirvi di cosa si parlerà oggi, però scrivere nel titolo del video presentazione mi metteva l'ansia, proprio da attacco di panico imminente, quindi dico no, la presentazione, un video solo presentazione non può essere, perché mi viene l'ansia da prestazione, quindi no. Ho detto, prendiamo la scusa di recensire qualcosa e ci ficchiamo dentro la presentazione. Fantastico! Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Ilaria, che novità, vero? Non si vedeva dal nome del canale. Pensavate che mi chiamassi Genoveffa, lo so, però mi chiamo Ilaria e per carità, un nome che mi piace. E ho 23 anni e ho un blog da qualche tempo a questa parte. Sul blog racconto di me, delle cose che faccio, delle ricette che mi piacciono, di trucchi, di vestiti, oppure di recensioni di film, di libri, insomma è un po' un diario virtuale. Quando ero piccina io scrivevo il diario, no? Proprio ce li ho ancora conservati, meglio non leggerli perché insomma mi vergogno io stessa a leggerli adesso, quindi sono lì sotto il letto contenitore in una scatolina e insomma, morale della favola, ho deciso di farlo virtuale. Il blog in realtà è stato un po' una... quella parola lì come si dice? Un sostituto, però non era sostituto, è stato come se mi fossi accontentata del blog, perché in realtà a me parlare piace, non si era capito, però mi piace molto, quindi volevo aprire un canale YouTube da tempo in memore. Poi, per una cosa o per l'altra, dicevo no, non lo apro. No, poi mi vedono i miei parenti, dicono questo. No, mi vedono... mi vedono addirittura gli insegnanti di catechismo, dicono no, questa è impazzita. Però dicevo no, ho deciso, lo apro. Chiamavo Vanessa: Vane, ho deciso, apro il canale. E lei mi diceva: brava! Dopo 2 minuti, no, non lo apro più, ho cambiato idea, non ce la faccio. Insomma, è stato un tiro e molla così per 3 anni, dove alternavo momenti di certezza assoluta, sì, aprirò il canale su YouTube, a momenti in cui dicevo no, non ce la posso fare, sono tutte cavolate, poi mi prendono in giro, mi dicono così, mi dicono colà, bla bla bla, e non l'aprivo più. Quindi mi viene da dire surrogato, ecco la parola, un surrogato. Il blog è stato un surrogato di YouTube. In realtà è partita così la cosa, poi si è sviluppata e io mi sono innamorata del mio blog. Cioè, mi piace un sacco scrivere, mi piace un sacco dire la mia, su in realtà è nato come un surrogato, perché non avevo, tra virgolette, ancora la decisione ferma di mettermi a parlare davanti a una videocamera. Poi però nel tempo mi è piaciuto molto scrivere il blog, anzi adoro scrivere il blog, toglietemi tutto, ma non il mio blog. Mi piace raccontare un po' di cose, mi piace condividerle con voi. Non so adesso esattamente se il pubblico di YouTube poi sia lo stesso del blog, penso che alcuni sì, altri no, non lo so, di questo mi devo informare perché non ho idea. Comunque le persone che mi seguono sul blog mi commentano, mi chiedono altre informazioni, sono nate delle belle amicizie con ragazze veramente stupende, meritevoli, che hanno delle qualità fantastiche e si è aperto un mondo veramente bello che mi piace tantissimo e quindi ho detto devo buttarmi anche da quella, non dalla finestra, nonostante sia qui a 2 passi e la gente passa, mi guarda male, non mi butterò, tranquille. Però ho detto buttiamoci in questo mondo, proviamoci, male che vada è stata un'esperienza, no? Nella vita non si può sapere come andrà se non ci si butta, e quindi dico vabbè, in barba alla timidezza, in barba alla paura di critiche o non critiche, parenti che se la rideranno, oppure che alle cene di Natale se ne usciranno prendendomi in giro e facendo vedere i miei video o il mio canale YouTube, ci proviamo. Ora, veniamo alla ciccia. Cosa troverete sul canale di YouTube di Ilaria?
punto di domanda? Non lo so, domanda onesta? No, risposta, perché domanda l'avete fatta voi. La risposta onesta e sincera è che non ne ho la più pallida idea. Io sono così, nel bene e nel male, vedete che anche sbaglio, mi correggo, risbaglio, mi ricorreggo, sono senza filtri e cerco di farmi conoscere per come sono, il più naturale possibile. Quindi, onestamente, vi dico che non ne ho idea, non c'è una cosa sola che mi piace o che mi piacerebbe fare con voi su YouTube. Ci sono tantissime cose che mi piacciono e la prima cosa che mi piacerebbe fare con voi è controllare che la videocamera stia registrando. Allora, appurato che la videocamera sta registrando, torniamo a noi. Allora, ci sono tantissime cose che mi piacerebbe condividere su YouTube e di cui mi piacerebbe parlare con voi, tra cui prima di tutto i libri. Io sono una lettrice dipendente, sono una divoratrice di libri e veramente non potrei farne a meno. In questo video volevo parlarvi di un libro, in realtà di una trilogia, perché sul blog tempo fa feci una recensione, non una recensione, era un articolo dei preferiti del mese, dove io e Elena, che è praticamente Elena Rosa di Una Rosa per Amica, www.unarosaperamica.com, andate a sbirciarla perché è fortissima, che tra l'altro è anche una mia grande amica, facciamo i preferiti sul blog, quindi facciamo un articolo e nei preferiti del mese di febbraio ho inserito questa trilogia. Ma siccome, adesso vi faccio capire di cosa sto parlando, questa trilogia, mamma sei pesa, è una cosa del genere, no? Cioè stiamo parlando di tre libri da 800 pagine l'uno, non so se si vede lo spessore di questi libri. È stato un po' complicato perché in realtà si doveva mettere solamente un libro, io ho piazzato l'intera trilogia perché l'ho divorata in 5 giorni, tanto che mi piaceva. Allora ho detto, ma ho capito che devo farvi un post specifico per questi libri, scrissi appunto in questo articolo. Ho pensato, ma perché invece di non fare un post specifico non faccio una video recensione? Ed eccomi qui a parlarvi di questa trilogia del Cavaliere d'Inverno, che è Tatiana e Alexander, praticamente sono i protagonisti. E in particolar modo prendiamo il primo, perché appunto tutto inizia da lì. Io cercherò di fare un video non spoiler, perché proprio ci tengo che lo leggiate e non voglio parlare solo con le persone che l'hanno già letto, perché chi l'ha già letto si è innamorato sicuro, ha finito la trilogia sicuro e non serve che io elogi più di quello che già sto facendo Paulina Simons. Allora, questo libro è un libro storico e voi direte, direte, uff, che barba, un libro storico. Anche io ero dello stesso avviso, finché la mia amica Michela, praticamente questo video non ho tre mie amiche, Vanessa, Elena e Michela, che è una scrittrice, si chiama Michela Pompe, andate a vedere su Amazon, i suoi libri sono fantastici, appunto un giorno mi disse, no Ila, devi leggerlo, è bellissimo, è il libro più bello che abbia mai letto. Io, no amici, ma io gli storici no, non ce la faccio, è troppo, non mi va, cioè io leggo per svagarmi, non mi va di non mi va di, come si dice, incappare in un libro storico pieno di bombe, non bombe, fucili, morti, insomma non mi andava, ecco. Però lei mi fa, fidati di me, fidati di me, fidati di me, vabbè, fidati di me. Ho comprato il libro, che in realtà non ho comprato il cartaceo subito, ma l'ho letto tutto qui. Io e il mio ebook andiamo d'amore d'accordo, poi c'è anche la sua custodina rosa, insomma, sempre in borsa, appena posso leggo. Quindi l'ho lessi qui, lessi tutta la trilogia in realtà qui sopra. Finita, mi sono talmente innamorata di questa storia che sono corsa a comprare il cartaceo. Vi leggo brevemente la trama, ma proprio brevemente per farvi capire, anzi ve la riassumo. È l'estate del 1941 e siamo a Leningrado e c'è la famiglia di Tatiana, che è una famiglia appunto russa, che è composta da Tatiana, sua sorella Dasha, il gemello di Tatiana, i suoi genitori e i nonni, che vivono tutti in questo appartamentino piccino piccino. E il giorno appunto in cui il generale Molotov annuncia che la Germania ha invaso la Russia, questa ragazzina, che ha 17 anni, Tatiana appunto, va a fare la spesa per fare l'esercito, per fare le provviste, prendere provviste per la famiglia, sapendo appunto che ci saranno dei tempi durissimi. E fatalità, mentre andrà a fare la spesa nel suo mondo
di sogni, perché lei è una ragazza innocente, a 17 anni, non sa che cosa sia la vita vera e soprattutto non ha idea di che cosa succederà da lì a un anno, a qualche mese. Si mette il suo vestito più bello e va a fare le spese. E fatalità, in questa uscita incontrerà appunto un generale, che è il Alexander, che è l'altro protagonista, che è un ufficiale dell'Armata Rossa. Si incontreranno e quindi questa storia è strutturata tutta, tutto questo libro parla degli orrori della guerra, questo libro qui, perché io dico qua, ma qua voi non vedete perché la videocamera è in alto, parla degli orrori della guerra e della storia d'amore tra questi due ragazzi, perché sono ragazzi, ma e di tutte le difficoltà che dovranno affrontare, perché è un amore platonico, loro si conoscono il primo giorno di guerra e Alexander sa già nella sua testa cosa li aspetterà, sa già che probabilmente nessuno uscirà vivo da quella guerra, mentre invece Tatiana vive nel suo mondo di fiabe col suo fratellino gemello, sua sorella, la sua famiglia, non ha idea, per lei è tutto idilliaco, tutto stupendo, non vede la problematica reale della guerra. E quindi tutto il libro, oltre questi ostacoli pratici e forti della guerra, avranno anche altre problematiche che non vi dico perché sennò vi svelo un po' tutto il bello della storia. Loro dovranno combattere. La cosa bella che mi ha conquistato di questo libro è il fatto che l'amore, cioè il vedere l'amore ai tempi della guerra, ma un amore veramente idilliaco, perché questi due si sono solo conosciuti, cioè non è che erano fidanzati o non è che si fidanzano, niente di tutto ciò, ma sono due persone così belle, così altruiste, aiutano talmente tanto il prossimo che la loro bontà d'animo li premierà nella vita, il loro amore per se stessi, per gli altri e per il prossimo, e il loro sacrificarsi per dare la vita a qualcun altro è emozionante. E ovviamente, vabbè, non voglio dirvi come va a finire poi la trilogia, però fa vedere come viene premiato l'amore vero, l'amore puro e l'amore sincero. Io mi sono commossa a leggere questo libro un sacco di volte, anzi per la verità in l'intera trilogia, perché a volte succede che, almeno nella vita di tutti i giorni, a me succede un sacco di volte di dare le cose per scontate, è tutto scontato, è tutto semplice, è tutto dovuto, e in realtà stiamo parlando del 1941, quindi non stiamo parlando neanche di 100 anni fa, le persone morivano perché non avevano di che mangiare e non avevano neanche modo di dare una degna sepoltura a qualcuno, cioè le persone venivano uccise così. Mamma, cioè, io non dico di intristirci adesso perché non è assolutamente il caso, però un libro che fa riflettere, dà importanza ai valori e ai veri della vita è qualcosa che secondo me tutti dovrebbero leggere nella propria vita, perché può insegnarci, può farci riflettere su qualcosa. E sì, poi c'è anche la storia d'amore, ci sono i cuoricini, i fiorellini e viva quando poi leggiamo di questo amore un po' tormentato, insomma, dei pensieri di lui e pensieri di lei. Quindi certo, c'era la storia d'amore, sennò probabilmente questo libro neanche l'avrei comprato. Quindi siamo d'accordo che per chi come me legge romanzi rosa o comunque romanzi di quel genere, ovvio che cerca anche l'amore, cerca il lieto fine, l'happy ending, no? Però non guasta leggere qualcosa che ti lasci un significato profondo, e io sono contenta perché questo libro è esattamente, cioè non esattamente, è definitivamente il libro più bello che io abbia mai letto nella mia vita, il primo in particolar modo, se dovessi scegliere assolutamente il primo e un pezzo preciso del terzo, che però magari farò in degli altri video, così se recensisco il secondo lo guarderà solo chi ha già letto il primo, ovviamente, e idem col terzo. Non so cos'altro dirvi se non leggetelo. Il libro è vero, è molto descrittivo, molto lungo e parla tantissimo anche di aspetti della guerra, quali tattiche dell'esercito, armi da fuoco, scene un po' crude, e ci sono veramente tante descrizioni. È scritto in terza persona, altra cosa che all'inizio non mi aveva proprio conquistata, perché in realtà io amo la prima persona, amo sentirmi dentro il personaggio. Però la cosa positiva della terza persona è che si può vedere un quadro un po' più generico della situazione. Leggete il libro, lo trovate su Amazon e lo trovate in qualsiasi libreria. Per tutte le cose che mi sono dimenticata ve le scrivo nell'info box.
fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, di queste idee, con un commento, e siate clementi che è il primo. Vi saluto, vi ringrazio, vi mando un bacio e vi lascio tutti i miei social qui sotto. A presto!